al Congresso Nazionale del SIULP, il sindacato più grande della Polizia di Stato. Qui sì. Accanto a me Gianni Mozzillo. Allora, noi col SIULP abbiamo una coniugazione molto bella. Oltre a essere un sindacato degno della sua validità culturale, sociale, ma anche costruttiva, e ogni tanto vengono anche da noi a Pietrelcina, dove si incontrano, fanno delle riflessioni. Il SIULP territoriale, in questo caso parliamo della Campania per Pietrelcina, della Puglia, quindi San Giovanni Rotondo per la Puglia, altri posti, loro frequentano un po' e vengono a rifocillarsi l'anima, come dicono loro, perché loro sono sempre in un angolo, tra virgolette, non di lotta, forse di riflessione, che sotto certi aspetti diventa anche tempesta. E allora per trovare un po' di amore, per trovare un po' di pace, per trovare di parlare di cose tranquille e serene, vengono da noi dall'Associazione Amici e Araldi di Padre Pio a Pietrelcina, che poi vanno anche a San Giovanni Rotondo. Ecco perché è nato questo feeling molto bello, quasi di coniugazione spirituale, che noi le facciamo trovare i nostri carissimi, le guide spirituali, in questo caso Monsignor Gagliarde, Padre Marciano Morra, Padre Paolino Scilendi quando era là, camminava, Padre Riccardo Fabiano, Padre Emidio, quindi lì sentono, si fermano, sentono la Santa Messa, ascoltano momenti particolari di riflessione per Padre Pio, e quindi e quando loro fanno questo congresso nazionale hanno la gioia di invitarci e noi siamo qui presenti. Volentieri. Ecco perché abbiamo avuto questa bellissima coincidenza per stare insieme. So che lei è anche fondatore del premio Padre Pio. Sì. Vuole parlarci di questo premio, visto che giunge la 18ª edizione? Brava. E semmai qualche piccola anticipazione? Sì, volentieri, perché non è che io sia solo il fondatore, solo io. Ci tengo a precisare che fu il grande Padre Antonio Gambale, allora parroco cappuccino, con fratello di Padre Pio, parroco di Pietrelcina, unitamente all'amico e al dottor Claudio Crovella e con me, decidemmo di costruire e di far nascere questo premio registrandolo. Abbiamo avuto tanti vicino a noi che ci hanno collaborato, tra cui voglio ricordare anche, visto che è una bella realtà, Italo Caratuni, Manfredonia, che allora ha frequentato e ci ha aiutato tantissimo in quel periodo, i primi 5-6 anni fatto a Pietrelcina. Il premio è arrivato alla 18ª edizione, anche quest'anno verrà fatto a Pietrelcina, per scaramanzia non diciamo la data, però è come sempre in autunno. Abbiamo avuto la gioia, e qui lo possiamo dire, che hanno partecipato uomini come Zeffirelli, come Zichichi, come Zavoli, come Bevilacqua, vuol dire come Alberoni e tanti altri. Anche Sua Santità Giovanni Paolo II lo dovemmo portare a Roma perché il Papa non poteva muoversi, giustamente non si muoveva, e ricordo che con Padre Antonio e Crovella ci fece passare una giornata splendida, meravigliosa. Poi abbiamo avuto tantissimi ospiti che in punta di piedi vengono con quella umiltà, con quella serenità, con quella preghiera proprio per dire: viviamo una giornata insieme. È il premio dell'anima, è il Nobel dell'anima, perché l'uno nell'altro non facciamo altro che dire: vogliamo testimoniare il nostro amore. Quindi si viene non perché si prende l'Arrighini, che è bellissimo, che è un busto, ma si viene per testimoniare la propria fede attraverso il dettato di quello che loro vivono giorno per giorno. Abbiamo avuto anche Stefano Bucci. Faccio questa intrusione. Anche Stefano Bucci. Quindi non. Sì, l'amico Gianni Mozzillo. No, dice: ma che cosa c'entro io questa sera con il SIULP? Hanno provato a invitare a Berlusconi e avevo un impegno. Provato a invitare Prodi, aveva un altro impegno. Renzi altrettanto. Grillo altrettanto. Celentano, tanto alla fine hanno chiamato me e ho provveduto io a fare. Quindi li ha portati tutti. Li ho portati. Tutti, ed è stato, compreso Zeman, quindi non è, e chiaramente
Io che sono testimone del premio Padre Pio sono stato tantissime Tantissimi volte, anni, eh? ho ricevuto anche l'arrighino, l'appuntamento Bello, è in sì, è autunno, la vero. data non ancora si sa di preciso, Diciamo quindi non... tra fine ottobre-novembre, dobbiamo deciderla. Invitiamo Ancora da tutti al stabilire. premio Pietrelcina, Premio benissimo. Internazionale Padre Pio di Pietrelcina. Diciottesima edizione. Edizione. È diventato maggiorenne. Vogliamo dire perché? Sì. Sì, Perché certo. quest'anno è la cinquantesimo anno della dipartita dell'amato Padre Pio e 100 anni della stigmatizzazione invisibile che per l'occasione non ci dimentichiamo che il 17 marzo in quel di Pietrelcina è passato anche Sua Santità Bergoglio ed è venuto in preghiera nella realtà di Piana Romana per pregare e rendersi così partecipe come pellegrino vicino al nostro amato Padre Pio. E noi, questa sarà la tematica di quest'anno, proprio grazie anche al passaggio del Santo Padre. Perfetto, è stata bellissima. Io vi Bella, ringrazio, vi bella, saluto, bella, bella. saluto Veronica Buona, Sì, che è la, è buono, è la, la, è lei l'intervistatrice, però il saluto lo voglio fare ad Antonio Blasotta, il direttore del certo. Mattino di Foggia. Ciao Antonio, Ciao bellissimo, ci Antonio. vediamo. Mi raccomando, premio Padre Pio di Pietrelcina, Novembre. novembre. Novembre.